Dispiace per il Messina perché io sono molto legato a questa piazza. Io faccio un grossissimo in bocca al lupo al mister, credo che in questo momento non è facile. Diceva un tuo collega, questi campionati sono particolari, lo dice uno che l'ha disputato per 14 anni. Queste piazze per ritornare nel professionismo si deve stare sereni, si deve essere compatti, è il lavoro. Credo che l'allenatore ha le competenze per farlo, una società che ha investito. Un po' di serenità in più, credo che a queste piazze fa solamente bene. Credo che il tempo c'è, il lavoro non manca, la voglia c'è, e allora queste due piazze, se rimangono compatte, umili e alla base c'è il lavoro, credo che si possono togliere tutte e due grosse soddisfazioni. Ancora il campionato è all'inizio, avete visto, la Vibonese ha perso in casa e la Vibonese è una grandissima squadra, però in questo campionato, come diceva un tuo collega, se non metti la gamba, se non hai la corsa, se non hai la grinta, se non hai la concentrazione, fai fatica. Dopo viene la qualità, ma alla base ci devono essere queste cose. Se noi pareggiamo con tutte le altre squadre, pareggiamo questo atteggiamento, questi valori, credo che queste squadre, il Messina e la Cereale, hanno uomini che possono fare la differenza in questo campionato. Però alla base ci stanno queste componenti che sono essenziali. Siete stati bravi a restare in partita, a difendervi con ordine nel secondo tempo. Fisicamente però nella parte finale della ripresa sembravate avere anche qualcosa in più del Messina. Ma questo è il merito di ragazzi che sono entrati, perché hanno dato freschezza, sono entrati bene subito. E sicuramente abbiamo dato questa accelerata. Dispiace perché abbiamo sbagliato 3-4 palle a 2 contro 2 o 3 contro 2, l'ultimo passaggio potevamo fare forse il gol prima, ma anche loro hanno avuto occasioni. Io credo che il Messina ha fatto la loro onesta partita, una partita molto equilibrata, loro hanno avuto anche occasioni, hanno cercato di sbloccarla e di vincerla. Noi siamo stati bravissimi a essere sempre compatti, a rimanere molto corti e a sfruttare questi 2-3 uomini freschi che ripartivano con grande velocità, e così abbiamo sfruttato questa azione e abbiamo fatto il 2-1, però credo che il Messina non meritava neanche di perdere. Ecco, a proposito del cambio di mentalità che diceva lei poc'anzi, il fatto di aver vinto all'ultimo respiro è comunque sinonimo di una squadra che non si accontentava di un pareggio a Messina. Ma io ho detto solamente che dobbiamo lavorare su noi stessi. Io credo che questa squadra ha i mezzi per essere protagonista in questo campionato, rimanendo umili e alla base il lavoro. Credo che noi dobbiamo lavorare e dobbiamo attaccare la porta avversaria, ma alla base ci sta sempre la compattezza. Credo che la forza di attaccare è che tu hai la forza di tornare, credo quando c'è la gamba lo puoi fare. E devo fare veramente complimenti ai ragazzi che hanno dato una grossissima soddisfazione alla società, alla piazza, a noi stessi, perché abbiamo intrapreso una strada che veramente, se rimaniamo così, con questo ascolto, con questa consapevolezza, possiamo toglierci un po' di soddisfazione. L'osservatore esterno ha visto magari un Messina, diciamo, anche meno convinto col passare dei minuti, una squadra in difficoltà che sentiva quella vittoria importante sempre più lontana? No, io ho visto un buon Messina. Io credo che questa voglia di vincere l'hanno fatti perdere, nel senso che questa voglia di vincere a tutti i costi, alla fine si sono scoperti, si sono sbilanciati molto e hanno consentito di fare il 2 contro 2 o 3 contro 2 contro una squadra che ha qualità in avanti, è molto pericoloso. Però ho visto un Messina voglioso, un Messina dei giocatori che si sono impegnati sempre, hanno corso sempre, hanno creato, però in questo momento non è facile. Qua il pallone pesa tantissimo, la pressione è tanta, però credo che hanno anche i giocatori adatti, con grandissime personalità, un direttore che gestisce i momenti, conosce questi momenti, un allenatore che io stimo e rispetto. Credo che hanno la forza per ripartire, perché credo alla base ci sia sempre il lavoro e la serietà.